Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Appropriazione indebita, quarta missione da agente del IAA. Una missione raga che per me è stata sfigata ma anche fortunata allo stesso momento. Voglio farvi vedere cosa mi è successo. Il tipo si è incastrato, alla fine raga ho dovuto distruggere il furgone, non c'era modo di tirarlo via da qua. Come avete visto, raga, mi si è incastrato il furgone e l'ho dovuto far esplodere perché non c'era modo di tirarlo fuori da là. Avrei anche potuto rifare la missione, è una missione che ho rigiocato, ma non mi sembrava giusto visto che tutti gli altri video sono stati fatti quando è stata la prima volta che ho provato questa missione e mi sembrava giusto andare avanti, se no avrei potuto mettermi la seconda clip, ma già conoscevo tutto e arrivavamo dritti al punto. Ora vi lascio all'inizio, alla telefonata con ULP e noi ci sentiamo dopo. Ogni tanto sulla minimappa vi apparirà un'area di ricerca gialla, il furgone si trova all'interno. Il problema sono questi puntini rossi sulla minimappa, sono disturbatori di frequenza. Noi dovremo distruggerli tutti così da rilevare sul radar la posizione del furgone. Scusate raga, l'insicurezza, ma era la prima volta che la facevo e conoscendo i Duggan non mi fidavo, avevo paura a qualche sorpresa, mettiamola così. Ora vi taglio la strada fino alla seconda locazione e ci sentiamo dopo. Come avete visto, ho usato la pistola silenziata, anche se non c'erano i coni della visuale sulle guardie, però sembrerebbe che le guardie di sotto non si sono allertate e neanche quelle di sopra. Non so se si possa fare stealth, ma sembrerebbe. Poi io qui ho fatto la cazzata di usare un'arma non silenziata. Le mine, raga, in alcuni punti sono davvero molto ma molto comode. Tenete a mente questa cosa perché potrebbe salvarvi la vita. Avete sentito? La mina che mi ha coperto le spalle.
Altro errore qua, avrei dovuto parcheggiare di sotto. Mi sono accorto che queste auto che installano la tecnologia di mani sono molto meno resistenti. Praticamente i vetri si rompono molto prima rispetto a quelle del DLC The Contra. Non so se è una mia sensazione, ma sembrerebbe proprio così. E adesso raga, sappiamo tutti come va a finire. Per questo video è tutto e noi ci sentiamo al prossimo video. No raga, sto scherzando, come vedete l'ho distrutta e poi l'ho ricominciata. La mia solita sfiga. Mi sembrava giusto, raga, tenere, visto che tutte le volte ho fatto il video alla prima volta che l'ho fatta. Io questa missione l'ho anche rigiocata, però mi sembrava giusto tenere la prima volta, così vedete tutti gli errori e
aver rifatto il video sapendo la missione, sarei andato dritto al punto e non mi sembra corretto, visto che tutti gli altri video sono stati fatti la prima volta. Mi sembra giusto farvi vedere anche quando sbaglio, quando muoio o quando succedono queste cose. Figa, che aggressivi che sono questi. Qui mi hanno anche graziato perché avrebbero potuto bloccarmi e infinirmi. Mi è andata veramente di culo questa missione, raga.
Finalmente siamo arrivati alla fine di questa missione sfortunata e sfigata allo stesso momento. Per questo video è tutto, domani è domenica, non so se uscirà un'altra missione, magari c'è la live, staremo a vedere raga, se no ripartiamo lunedì. Per questo video è tutto, un grazie a tutti del supporto, un grazie a tutti che siamo arrivati a 1900 iscritti e noi ci sentiamo al prossimo video. Ciao ragazzi!